Il nome Aurora Boreale deriva dalla parola latina Aurora, la dea dell'alba nella mitologia romana, e Boreas, il dio greco del vento settentrionale. Questo termine riflette l'antica credenza che l'aurora boreale fosse causata dal respiro dei venti del nord, una danza mistica tra il divino e il mondo naturale. Ma cosa sono esattamente queste luci affascinanti nel cielo? L'aurora boreale si verifica quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico della Terra e entrano nell'atmosfera. Questo fenomeno è più comunemente osservato vicino ai poli magnetici della Terra, creando uno spettacolo mozzafiato di colori e pattern che danzano nel cielo notturno. Per secoli, i popoli indigeni hanno creduto che le aurore fossero legate alle manifestazioni degli spiriti dei loro antenati che si manifestavano in una danza celestiale, alcune volte attribuita anche a segni divini eseguita dagli stessi dei. Ai giorni nostri, queste luci mistiche continuano a suscitare meraviglia e curiosità. Alcuni associano questi eventi a fenomeni soprannaturali ed extraterrestri e ipotizzano che le aurore siano il risultato di aperture di portali verso altri mondi, o di astronavi aliene. Ma sapevate che la Terra non è l'unico palcoscenico per questo spettacolo cosmico? Pianeti come Giove, Saturno, Marte e persino alcuni esopianeti hanno le proprie versioni di aurore, ognuna con caratteristiche e cause uniche. Dalle lune ghiacciate di Saturno alle regioni più lontane del nostro sistema solare, l'aurora boreale lancia il suo incantesimo attraverso il cosmo. Non dimentichiamo gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Dalla loro posizione elevata sopra la Terra, catturano immagini mozzafiato di questi spettacoli celesti, rivelando la vera estensione della loro bellezza e maestosità. Hanno anche il privilegio di poter vedere le rare aurore artiche, ovvero aurore che si manifestano al polo nord e sud del nostro pianeta, impossibili da vedere a terra, a meno che non si vogliano sfidare le condizioni estreme e i meno 60 gradi presenti in quelle zone. Quindi, che stiate guardando il cielo notturno dal comfort del vostro giardino o ammirando le immagini catturate dallo spazio, lasciate che l'aurora boreale vi ricordi la meraviglia e lo stupore che ancora esistono nel nostro universo.